Ebbene sì, Capo Enfola, ci siamo già stati qualche tempo fa, io ci sono tornato anche da solo per pensare e oggi sono qui con voi perché vi porto in un posto dove non siamo mai stati, e si chiama Punta della Nave, dove vi darò delle spiegazioni del mio comportamento nell'ultimo anno, che non è stato assolutamente voluto, ma purtroppo per necessità a volte bisogna rinunciare a qualche cosa. Ma come avete visto nei post, da oggi si ricomincia. Andiamo. Ho iniziato il sentiero più stretto che ci porta a questo luogo spettacolare che l'altra volta non ho potuto farvi vedere per le condizioni meteo, ma ora che riniziamo diamoci più chance e quindi andiamo. Allora, purtroppo amici, la nave è bloccata da un albero caduto, come ne ho trovati diversi lungo la strada venendo in qua. E vabbè, ci siamo affidati al piccolo DJI che è andato per noi a mostrarci la nave e quindi vi lascio a lui. A tra poco, godetevi la nave. I suoi voli a divertirsi sopra di noi, facciamo due chiacchiere qui all'ombra. Cos'è successo? È successo che purtroppo i cambiamenti arrivano a volte come pietre impazzite giù per una collina e quindi tante novità, cambiamenti di lavoro, piccoli inciampi di salute mi hanno tenuto lontano per diversi mesi perché purtroppo diversamente non era possibile fare e quindi abbiamo dovuto prima fermarsi, fare il punto della situazione e abbiamo io e la mia famiglia ricostruito, messo i mattoncini dove andavano messi e ora che mi sono stabilizzato e tranquillizzato si torna a camminare. E niente di particolare, però comunque ci è voluto del tempo per rimettere tutto com'era. Allora parliamo da oggi in poi, passato voglio lasciarmelo alle spalle, voglio che finisca in una tasca lontana della memoria. Quello che vi dico è che da oggi ci saranno tante novità, un paio di progetti molto interessanti e soprattutto voglio finire la Francigena fino a Siena perché purtroppo non ci sono riuscito. Anche quello ha influito un po' come delusione, come non raggiungimento di un obiettivo, però sono tornato molto contento del risultato che ho fatto perché comunque non sono di certo un atleta, non ho il fisico dell'atleta e non ho il fisico da trekker, però c'ho tanta passione e tanta voglia, quindi ci mettiamo sotto, ricominciamo ad allenarci seriamente e spero di farlo insieme a voi.
buon proseguimento, ora ci dirigiamo verso la nuova macchina. Passo avanti all'altro, su avanti, questo è il non allenarsi, signori, eh? Sì, siamo in. Allora, signori, abbiamo camminato. Ora vi dico quanto, che l'orologio è nuovo e non ci sono troppo abituato. Allora, siamo fatti 1:10 circa, con quasi 5 km, niente male per ricominciare. Ora il sole è calato e dopo una giornata di lavoro e una bella camminata bisogna andare a fare i babbi di famiglia e andare a trovare il piccino di casa. Ci vediamo alla prossima, amici.